Buonasera Valderice, Lido Valderice, buonasera a tutti, ben ritrovati qui per questa terza serata, terza e ultima serata per quest'anno di Onda Festival. Allora, prima di cominciare vi chiedo intanto un fortissimo applauso per tutto lo staff di Onda Festival e tutti coloro che hanno permesso che tutto ciò venisse realizzato. E poi vi chiedo di avvicinarvi, per favore. Vi chiedo cortesemente di stare qui vicino a noi per sostenere sia me che tutti i musicisti che si esibiranno qui questa sera, perché stasera ci sarà una grande serata con ben 12 artisti su questo palco. Quindi vi chiedo cortesemente di avvicinarvi. E allora, siamo giunti alla terza serata di Onda Festival. Vi avevo promesso grandi cose. Su questo palco si sono succeduti diversi gruppi in queste due serate. Voi vi siete divertiti, avete ballato, ma questa sera non saremo da meno. Onda Festival, come sapete tutti, è il festival che promuove la musica made in Sicily e piano piano negli anni, a partire dal 2018 fino a oggi, è diventato uno dei più importanti festival della Sicilia. Perché Onda Festival promuove la musica come espressione universale di ogni popolo. E allora, prima di cominciare, di entrare nel vivo della serata, io ci tengo a ringraziare tutti coloro che ci hanno permesso di essere qui in queste tre serate. E ringraziamo subito il Comune di Valderice e tutto lo staff del sindaco Francesco Stabile. Vi chiedo un grande applauso. Più forte, vi voglio sentire un po' più carichi, insomma. È domenica, oggi sarete stati al mare, vi siete rilassati, adesso vi voglio belli carichi in questa serata. E soprattutto, se ci pensate, cioè questa serata è gratis, quindi è per voi, ve la dovete godere. Quindi avvicinatevi, state qui con noi. Ringraziamo Ottica Lillo Catello Trapani. Applausi però, ringraziamoli, Se è gratis è grazie a loro. Impresa di costruzione DSM Group Fulgatore Trapani. Alvirò Risto Pub Lido Valderice. Bar Pietro Oddo Valderice. Luis Pitturazioni e Decorazioni Cartongesso e Resina di Alberto Castiglione a Valderice. Belvedere Trattoria Pizzeria Parco Scurati in Contrada Scurati. Ringrazio, cosa che non ho fatto ieri, Trapani Web per le tre dirette Facebook di queste tre serate di Onda Festival e ringrazio anche Raneri Service per luci e audio. Poi ringrazio veramente tutti del Comune di Valderice, ma anche le persone che si sono prodigate solo per mettere in piedi questo palco, cioè sono venuti proprio dei volontari ad aiutarci. Quindi un grande applauso prima di cominciare. Un altro, ve ne chiedo un altro, così state svegli. E adesso entriamo nel vivo della serata. Vi prego avvicinatevi anche voi lì in fondo, vi voglio vedere qui con me, perché altrimenti mi sento sola. Allora, questa sera su questo palco ci sarà qui una cantante, un interprete talentuosa, un interprete poliedrica che è di fama nazionale e internazionale. Pensate che uno dei suoi primi contratti lei l'ha ottenuto dopo un provino all'Apollo Theater. Ma sapete cos'è? No, è il tempio della black music di Harlem. Cioè, stasera ci siamo proprio superati. È di Palermo, ha vissuto a Palermo e poi ha deciso a un certo punto di andare a vivere negli Stati Uniti per poter continuare a studiare, per migliorarsi, e così si è fatta conoscere e ha ottenuto grandi riconoscimenti nel panorama musicale newyorkese. La sua voce è inconfondibile, la sua voce sa di soul e di blues. Si esibirà qui con 11 elementi della sua band in questo nuovo progetto che si chiama Celebration My Kings. La conoscete tutti, avete già capito chi è, no? Diciamoci la verità, lei è la regina di The Voice of Italy, penso che l'abbiate visto tutti su Rai 2, è la regina di All Together Now. E allora, per farla sentire un po' a casa, visto che vi siete un po' avvicinati, vi chiedo una cosa, facciamo un giochino. Prima di farla salire sul palco, avete presente The Voice of Italy, no? Come stanno tutti? Tutti i giudici stanno di spalle, e quindi quando arriva il cantante poi loro si girano se la musica gli piace. Allora giratevi tutti, datemi tutti le spalle, giratevi tutti,
Oh, adesso voi state così. Se quello che sentirete vi piace, allora siete autorizzati a girarvi, va bene? Siamo tutti d'accordo? Ditemi sì. Ok, e allora per questa terza serata di Onda Festival siamo onorati di avere con noi Daria Biancardi. Magnifico,
Wow. When your baby leaves you all alone and nobody calls you on the phone, don't you feel like cry? Don't you feel like cry? Now here I am, honey, but come on, come on, look at me. When you're all alone in your lonely room and there's nothing but the smell of his perfume, don't you feel like cry? Don't you feel?
come state? Ma è veramente bellissimo, cioè sono onorata di essere qui su questo palco, in questo posto magico. Avete il tramonto più bello del mondo, cioè una cosa meravigliosa. Fate un applauso a questo posto fantastico e a chi ha voluto questo festival e questo concerto stasera. Noi vi ringraziamo per averci voluto. Allora, questo è un concerto dedicato agli artisti maschili che hanno formato, che mi hanno influenzato artisticamente, quindi professionalmente. Ho voluto fare un viaggio lungo gli anni 90 e 2000, perché io realmente la mia adolescenza era negli anni 90, quindi fatevi quattro conti per sapere quanti anni ho. Per cui faremo questo viaggio, ascolterete del blues, del soul, del pop, del rock, e la musica è bella se è fatta, non c'è bisogno di dare delle etichette, se è fatta col cuore e con la mente aperta, allora è tutto bello. Quindi speriamo che vi piaccia la serata, divertitevi e grazie per essere qua. Baby, let me be here, 'cause you don't care.
Allora, c'è un cantante che in realtà ha cominciato la sua carriera facendo il batterista. Lui era il batterista dei Genesis. Tra le più belle canzoni che voi potete ricordare di lui come solista c'è Oh, think twice, it's just another minute, you, me in paradise. Giusto? Quindi sto parlando di Phil Collins. Ma non sto facendo questa, ne faccio un'altra. Un po' di pioggia, ci vuole, giustamente mi dicono, questa canzone parla della pioggia, quindi è quella che ci vorrebbe qui in questo periodo, e quindi parliamo di pioggia, la facciamo questa danza della pioggia, questo canto della pioggia. She would rain down.
stars, I wish it would rain down on me. Yes, and oh, I wish it would rain. Il prossimo brano. Allora, non so chi di voi mi ha seguito a The Voice, no? Nel 2014, quando ero ancora una ragazzina, ho fatto The Voice of Italy, no? E il mio coach era Piero Pelù, il quale pensava di tirare fuori da me una tigre, io che invece mi sentivo una piccola ancella. Voleva tirar fuori da me quella che era la tigre, no? Quindi l'aggressività e il rock and roll praticamente, no? E mi diede un brano che io in realtà non sapevo come cantare, non era nelle mie corde, come si dice, no? Però lui mi disse: no Daria, dai, provaci, tanto tu puoi cantare pure L'elenco telefonico. E io, vabbè, è un po' diverso, però vabbè. Comunque, ho cantato questo brano, è stata veramente una grandissima esperienza e il gruppo che stiamo per interpretare adesso, cioè i Kiss, l'hanno postata sulla loro pagina come esibizione dall'Italia della loro canzone. Quindi questa di qua è la canzone dei Kiss. I was made for loving you. Made for loving you, baby. You were.
come non poter cantare, omaggiare il King of Soul. Come on, guys. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. Take us off of the road. And man built the train to carry the heavy load. Man built the electric light to take us out of the dark. Man made the boat for the water like no one made the ark. This is a man's, a man's. Toy. Man make everything, everything, everything. Yeah. You know that man makes money to buy from another man. This is a man's, a man's, a man's world. But it wouldn't be nothing without a woman. Allora, siccome a noi piace mischiare un po' le cose, questo brano lo ha anche interpretato Aretha Franklin, e siccome Aretha Franklin è una cosa che mi appartiene, mia zia, allora abbiamo deciso di farla come la faceva lei, insomma, speriamo, ecco. We'll be right back.
No more of your darkness. Oh, my pictures seem to fade in black and white. And time stands still before me. Frozen here on the ladders of my life. It's much too late. Go down.
off your coat real slow. Baby, take off your shoes. Uh-huh. I've already taken my shoes off. Talking, they are trying to tear us apart. They say that our love is wrong, yeah, yeah, but they don't know us. They don't know I love you. Allora, la mia adolescenza è stata è stata un'adolescenza normalissima. Ero la classica ragazzina molto complessata, molto. E, insomma, io non andavo in discoteca con le mie amiche, eccetera. Io restavo nella mia cameretta a ascoltare le canzoni di Michael Jackson e a trascrivermi tutti i testi, a tradurli. Ed è grazie a questo che io comunque ho imparato l'inglese. Poi chiaramente sono andata a vivere in America e l'ho migliorato, però l'ho imparato grazie a questa pratica. Per cui io sono una fan sfegatata da sempre di Michael Jackson.
E ci vorrebbero 4 sere di concerti per celebrare i brani più belli di Michael Jackson, perché ce ne sono davvero tantissimi. Io però stasera ne ho scelto 2. Uno è questo qui, che non è forse molto conosciuto, ma credo che sia uno dei più belli che lui ha fatto. Lo trovate nell'album Thriller, giusto? Ed è anche il preferito del nostro batterista fantastico Fabrizio Francoporte. Sweet girl.
E le devo presentare Martina Romeo, Gloria Vassallo e Floriana Ferro. Tre sirene meravigliose, bellissime. Brano
per dirvi che è uscito a brevi, cioè proprio pochissimo tempo fa, cioè tipo la settimana scorsa, è uscito il mio disco, si chiama Grown, lo trovate su tutte le piattaforme digitali, le piattaforme digitali. E alcuni dei brani che avete sentito stasera sono anche nel CD che trovate, io faccio sempre, stavo dicendo che trovate lì a mare, invece no, lo trovate, dov'è? Da qualche parte, dov'è? Qui, da questa parte di qua lo troverete, ecco. E quindi se volete, insomma, oppure su Amazon, insomma, quando lo ascolterete mi farete sapere cosa ne pensate. Grazie. You know I love you. Yeah, I know I do. Yeah, if you want to be a movie star, I got a ticket to Hollywood. But if you wanna stay just like you are, you know I think you really should. To the river to wash my sin right from the surface throughout of my veins. I feel the spirit walking me there, getting my bones, which is everywhere. Gone to the river, I need to wash my sins into the water. I'm gonna find.
I am myself. I'm gonna let my feelings lose control. I'm gonna let my body go when it with the flow. I'm praying for the river. I'm praying to wash my sand. I'm praying I want a brand new chance to live my life again. I'm praying for the river. I'm praying to wash my sand. I'm praying I want a brand new chance to live my life again. I want a rebirth to find. We're gonna wash away our pain. Let's go there together. We're gonna make a brand new day. Let's go to the river. We're gonna wash away our pain. Let's go there together. We're gonna make a brand new day. Let's go to the river. We're gonna wash away our pain. Let's go there together. We're gonna Oh,
as well I face it. Might as well I face it. Might as well I face it. Noi siamo arrivati al termine di questa serata, grazie, grazie per essere stati qui con noi. No, ma che ora è mezzanotte e noi dobbiamo farci il bagno. E quindi non ho capito, cioè va bene che abbiamo finito o non va bene? Ah no, perché vi sento timidi. Vi sento timidi. Va bene, va bene. Said you wanna be
Grazie! Fan, quindi mi sono dovuta palesare. Grazie. E io ti adoro, cioè lo sapevo che saresti stata meravigliosa. La potenza nella tua voce, le emozioni che riesci a far veicolare, cioè era da pelle d'oca, che ne pensate? È grazie a loro che sono qua, grazie a loro, è un'energia che si scambia, loro danno a me, io do a loro, quindi uguale. È vero o no? Eh sì, è così. Ti dicono, allora, la critica la definisce l'Arida Franklin della Sicilia. Ma io sapevo del mio quartiere, però va bene. Tu che ne pensi infatti di questa cosa? Perché cioè, i critici tendono sempre a catalogare, no? A etichettare, ma tu che ne pensi? Ma che i paragoni non possono essere fatti, non c'è storia. Arida Franklin è la regina indiscussa, lo è ancora nonostante ormai non ci sia più, ma lo è ancora la regina indiscussa del soul. E ognuno di noi ha il proprio modo per esprimere se stessi e siamo, noi tutti siamo unici, quindi anche le mie ragazze qua come i miei musicisti, per cui ognuno di noi ha la propria unicità che cerca di esprimere al meglio possibile. Quindi. È vero. Anche se vi dirò la verità, per me lei è l'alter ego femminile di Mario Biondi. Però. Bene. Posso dirlo? Lo dovevo dire. Potrei essere. Ah! Ci voleva. Ma certo. Allora io ti volevo ringraziare perché per noi di Onda Festival è stato un onore averti qui, avervi qui. Scusa, c'ho i ragazzi morti da. Perché? Perché ho detto Mario Biondi, ho esagerato. Siamo tutti felici di, insomma, di questa serata, di come è andata in questo posto meraviglioso, quindi insomma noi siamo onorati, Daria, di avervi avuto qui, vi abbiamo voluto fortemente e veramente ci avete fatto un grandissimo regalo, penso che siate tutti felici di questa serata. Lo sono io. Io volevo aggiungere una cosa su Daria, perché mi prendo questo piccolo spazio. Vai. Mi permetto. Vai. Io, come tutti noi, ti ammiriamo come grande artista per la tua voce, per la tua potenza, per le emozioni che ci regali. È un talento indiscusso. Però io voglio aggiungere due parole, perché in realtà io ti ammiro anche proprio personalmente, come persona, perché dovete sapere che questa ragazza è...
insomma, ci sono stati diversi intoppi in questa carriera, no? Nel senso, chiamiamoli intoppi, ma in realtà sono state cose molto belle. E lei ha sempre messo al primo posto la famiglia, gli affetti, sua figlia. Magari spesso ha dovuto rinunciare a delle occasioni importanti, perché, ma senza nessuna tristezza, insomma, sempre con gioia, perché per lei, lei è sempre rimasta coi piedi per terra e ha sempre dato una grande importanza alla famiglia. Questo oggi non è scontato, e quindi io ti faccio, da donna a donna, ti dico proprio che ti ammiro tantissimo e ti faccio un grande applauso e ti auguro, io sono felice che la vita adesso ti abbia dato queste grandi soddisfazioni, io ti auguro sempre il meglio e in bocca al lupo per tutto. Io ti ringrazio e voglio dedicare questo concerto, visto che siamo in questo posto speciale, voglio dedicare a mia figlia che oggi fa il compleanno. Auguri! Auguri! A chilometri di distanza da me, ma insomma, va bene. E io, prima di andarmene però, dobbiamo chiudere in bellezza. Qui c'è una persona che vuole fortemente un Da Festival e che voleva fortemente te. Ed è qui con noi e noi lo ringraziamo, vi chiedo di fare un grandissimo applauso per il sindaco di Valderice, Francesco Stabile. Mi metto di qua, no, non ti voglio passare davanti. Francesco, buonasera. Io voglio, Francesco, tu stai di qua, stai accanto a Bianca, perché io so, a Daria, a Biancari, vedi che faccio le brutte figure come al solito. Ma mi chiamano tutti Bianca. No, ma perché? È perché trai in inganno, però lo so, io, lo so. Io sono un po', ogni tanto la combino io. Volevo che Francesco ti ringraziasse di persona, perché eravamo qua dietro e commentavamo e facevamo: ma che serata, che magia, quanto è brava. Francesco, a te. Sì, salve, buonasera a tutti, grazie intanto per la vostra splendida presenza. Siamo onorati di avere questa sera qui su questo palco, sul palco di Onda Festival, Daria Biancardi, una voce strepitosa che sicuramente questa sera ha entusiasmato tutti noi. Daria poc'anzi ha detto che abbiamo il tramonto più bello del mondo, probabilmente è vero, ma abbiamo tante altre cose belle di questo territorio che vogliamo promuovere, vogliamo portare avanti tramite, diciamo, questo festival che ormai è giunto alla sesta edizione e puntiamo sempre a portarlo sempre più in alto. Ecco, un grazie particolare all'assessorato alle autonomie locali che ha contribuito in maniera forte ed importante per la riuscita di questo evento, a tutti i miei collaboratori, agli assessori, al mio staff, a tutti coloro che hanno creduto insieme a me nella riuscita di questo bellissimo evento, a Mario Fundarotto che insieme a noi ha messo su questa serata, insieme a te Daria, perché insomma ci tenevamo parecchio, l'abbiamo fortemente voluto che tu questa sera fossi qui insieme a noi ad allietare questa serata e soprattutto questa splendida location che è Lido Valderice. Io ringrazio voi. Applauso al sindaco, ci sta. Io ringrazio voi e ringrazio soprattutto l'amore e la passione che mettete nel fare queste manifestazioni e portare avanti la musica live, la musica del territorio, perché noi siamo tutti siciliani ed è sempre bellissimo poter portare avanti quello che è il nostro talento, il talento di tutti questi musicisti e artisti siciliani. Quindi per chiunque, diciamo, ci tenga davvero così tanto e lavori così tanto, allora io do un mio applauso e un mio abbraccio personale. Grazie, grazie, assolutamente sì, l'obiettivo è questo, quello di promuovere quelle che sono le nostre eccellenze made in Sicily. Ci abbiamo creduto già dal 2018, quando mi insediai per la prima volta come sindaco in questa città, e abbiamo continuato fino ad oggi. Vogliamo continuare a crescere perché questo posto, questa location lo merita la comunità di Valderice e credo che lo meritiamo tutti noi, quindi in bocca al lupo, viva l'Onda Festival e appuntamento sicuramente al prossimo anno. Grazie a tutti. Grazie mille. Grazie, Mario. Scusate, no, Francesco, rimani con me. Io volevo ringraziare anche la Proloco nella persona di Marianna Pavia per il Beer and Food Fest. E poi vi ricordo ancora una volta che qui alla mia destra c'è la possibilità di acquistare il CD di Daria Biancardi, quindi ve l'ha chiesto anche lei, acquistatelo, lo ascoltate e poi le fate sapere com'è, esatto, giusto? Esatto, quindi esatto. Vi invito a recarvi ad acquistare il CD.
E niente, che devo dire? Me ne devo andare. Basta, è arrivato il mio momento. Io vi lascio, noi vi lasciamo ancora con Daria Biancardi e la sua band per l'ultimo pezzo, così ve ne andate via carichi, belli contenti. E io vi abbraccio tutti, vi ringrazio per queste tre serate fantastiche e lunga vita Onda Festival. Assolutamente. Grazie Ranieri, grazie mille. Gianfabi Production, il sindaco, il comune di Valderice, grazie a questo posto bellissimo, grazie per averci voluto. E io ve li devo presentare tutti ad uno perché sono il mio orgoglio. Restate qui con me e fate un grandissimo applauso a questa super band. The Beat of Tonight. Fabrizio Francoforte. Gabriel Guerrieri. E per guitar Marco Papale. Al piano la tastiera Peppe Zito. Andiamoci di qua stavolta. Michele Mazzola. Marco Fiscella. Era Doni. Samuele David. E per ultimo le mie fantastiche principesse, perché guarda che sono io le principesse Disney. Oh no, è vero, sono belle le principesse Disney, è vero.
Qui abbiamo Mulan, Martina Romeo, la bella addormentata, ma non nel senso che è la bella addormentata, ma perché ci assomiglia davvero. Gloria Vassallo. Ma lo so che è Ariel, ma cioè, lo credo io. No. E interpreta Ariel la nostra fantastica Floriana Ferro. Grazie infinite, trovateci di qua, ascoltatemi, grazie, grazie veramente, andate a guardare il video su YouTube e grazie di cuore davvero per essere stati con noi stasera. Grazie, è stato bellissimo.